Il taglio candela è il taglio più bello che ci sia, perché i capelli di tutti gli uomini diventano più gialli in fondo, le punte diventano più gialle e tentano sempre a rompersi. E allora che cos'è la bruciatura? È una saldatura del capello. Quello che noi facciamo al bulbo per farlo vivere, dobbiamo anche fermarlo. La bruciatura inventa i capelli nuovi, perché noi un capello lo possiamo anche tagliare, ma non riusciamo a chiuderlo. Con la bruciatura il capello si chiude e prende quella cosa che le viene data dal bulbo. Questa è l'arte, questa è la vera arte, quella di chiudere il capello quando è stato tagliato. Ma anche lì non è una cosa tanto facile da fare. Il capello ha una sua vita che nasce sotto la cute. Il capello dell'uomo è sempre unto e questo unto non dà possibilità al bulbo di esprimersi nella qualità del capello. Noi il bulbo lo curiamo, prima cosa massaggiandolo molto con i polpastrelli delle dita. Poi noi facciamo una frizione allo zolfo che si fa prima dello shampoo, che facciamo noi il mattino, lo facciamo. Un prodotto prima cosa che levi lo strato di sudore che crea la testa. Poi fatto questo prodotto facciamo uno shampoo. Lo shampoo va fatto secondo della testa che c'è. Uno può avere bisogno di uno shampoo alla mandorla, per esempio, che è quello che usiamo di più, alla camomilla, alla noce. Poi fatto questo shampoo, a capello bagnato noi usiamo una lozione che c'è solo all'antica barberia Colla. È una vecchia lozione capsico e mentolo. E poi si fa un massaggio di 2 o 3 minuti. E questa lozione dà il risveglio al bubo. E questa è la grande qualità. Ma per fare questa qualità ci è voluto anni. Ci sono voluti anni, le ho provate tutte sulla mia testa. Io credo che dopo la lozione il capello deve essere asciugato bene. Io non sono un appassionato del phon. Quasi sempre non uso il phon. Però uso delle spugne. Fino a che questo capello diventa morbido, diventa vivo, diventa vero.